Burned out like a wandering ember. I shone bright and my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. Martedì 13 aprile 2021. Questa è You Leader Radio, la radio ufficiale dei club You Leader. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno amici. Allora, che ne dite? Martedì 13 aprile 2021. Questa è You Leader Radio, la radio ufficiale dei club You Leader. Buongiorno a tutti ragazzi, bentrovati. Io non so, probabilmente questa puntata passerà alla storia, perché è la prima puntata fatta in radio imbruttito. Oggi, se fosse stata una puntata normale di You Leader, mi sarei anche fatto la barba. Allora, mi sto prendendo un po' di tempo, sto andando un po' alla lunga per permettere a tutti di capire come cazzatora funziona questo software, questa radio. Però dovreste darmi conferma, è stato tutto molto semplice, giusto? Intanto il piacere di dire che il dito più veloce di You Leader Radio oggi è stato quello di Ermelinda, seguita poi da Alfredo, da Beata, da Rosa, Linda e da Elena. Però non vorrete certamente iniziare così. Vai ragazzi, iniziamo! Questo è il mood che ci piace. Cerchiamo di ambientarci riprendendo le buone abitudini. Dovremmo un po' fare un po' il callo a questo nuovo metodo. Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao da Livorno per Stefania, buongiorno Maria, ciao Conny, good morning. Allora, cerchiamo di capire bene che cosa potrà succedere con questa radio. Allora, innanzitutto avrete capito, e mi auguro che questa cosa sia stata chiara, questi contenuti, quelli che terremo in questi 650 milioni di puntate, sono riservati solo e soltanto ai soci You Leader, ai Prime, no? A coloro che in questi giorni hanno deciso di sposare questa avventura che stiamo tenendo insieme, per cui tutto quello che sentirete, che faremo, che vi racconteremo in questo periodo è soltanto per loro. Soltanto per voi, per cui potete tranquillamente condividere questa
esperienza dire che c'è questo nuovo progetto, ma non condividere il link, perché per ascoltare le cose preziose che ci saranno bisogna far parte di You Leader Club. Poi vi ricorderò più avanti come si fa ad invitare una nuova persona. Ok, allora, buongiorno a tutti ragazzi, bentrovati. Che cosa è You Leader Radio? Altro non è che una trasposizione radiofonica delle puntate che facevamo normalmente in video, ma non ci sarà soltanto mindset, non ci saranno soltanto frasine da commentare, ma ci sarà molto di più. E se ci pensate bene, You Leader Radio può essere l'occasione anche per far sentire veramente la vostra voce e non scrivere soltanto tra i commenti, per cui è veramente un passo in avanti. Buongiorno Monica, ci sono dall'inizio, dice Nonna Tecno, ma non potevo scrivere. Buongiorno da Roveredo in piano e buongiorno anche a Raffaella che si è appena connessa. Dunque, ragazzi, oggi è martedì, sono passati 3 giorni dal giorno in cui abbiamo annunciato la partenza di You Leader Club. Vorrei adesso dirvi in tempo reale quante persone al momento si sono, diciamo, fanno parte di You Leader Club. Io intanto ho un fastidioso ritorno in cuffia con una latenza fastidiosa. Allora, siamo 443 Prime, 443 soci, 443 persone che hanno deciso di credere in questo progetto. Intanto buongiorno Giulia Live da Arzignano, buongiorno anche a te. Io per iniziare vorrei subito farvi ascoltare un augurio speciale da parte di un amico di tutti noi, da parte del Major Italia di You Leader. Ascoltate il messaggio inaugurale di Alfredo. Amici di You Leader Club, buongiorno. Ebbene sì, sono passati solo pochissimi giorni da sabato, ci siamo lasciati con l'amaro in bocca, col magone, con qualche lacrimuccia, sicuri che You Leader non sarebbe tornato, ed invece si è solo trasformato. Inizia oggi questo nuovo format, forse il più vecchio di tutti, ma il più collaudato, perché metterà insieme chi è cresciuto con la radio di Arbore, di Buon Compagni, oppure metterà insieme chi è cresciuto come me con Radio DJ, o anche chi la radio l'ascolta solo in macchina, perché poi c'è Spotify o c'è YouTube. Insomma, metterà insieme tutti quanti. Abbiamo tantissimi progetti, un'ambizione grandissima, che non è quella di prendere come Radio Maria nella galleria, ma quella di unire tutti quanti. Saremo qui a non ad ascoltare, ma a sentire i pareri di tutti, a sentire le emozioni di tutti quanti noi, come sempre, per dar voce a tutti quanti. E quindi non mi resta che fare un grandissimo, grandissimo in bocca al lupo per questa nuova esperienza. Passeremo dall'FM all'AM. Antonelli Mario. Ciao! Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. Cause every time stop.
Radio, radio ufficiale dei club U-Leader. Come avete sentito, c'è anche il jingle con la signorina che ci ricorda che siamo qui perché siamo parte di un gruppo, che ci ricorda che insieme stiamo costruendo tutte le condizioni, ragazzi, per sentire le radio, quelle serie, però a Dubai, a bordo piscina. Immaginate, siamo lì col cocktail portato dal miglior nemico. In sottofondo qualche brano musicale di quelli coperti da diritto d'autore, perché invece quelli che sentite qui possono farvi stare tranquilli, possiamo stare tranquilli perché tutta la musica che ascoltate è acquistata e non ha copertura di diritti d'autore, per cui non c'è paura, non c'è timore che ci siano censure, così come accadde, ve lo ricordate, in quella storica puntata di U-Leader nel corso di Sanremo. Vi ricordate, la Rai bloccò la diretta solo perché avevamo già capito che musica leggerissima sarebbe stato un successo, l'avevamo messa in onda e mi hanno con crudeltà interrotto quella diretta. Avete visto quante cose si riescono a fare insieme, anche se siamo networkers, anche se ci dicono che siamo quelli che fanno questa professione come ripiego, se ci dicono che siamo quelli che dovrebbero trovarsi un lavoro serio, se ci dicono che siamo quelli che sono sempre con il telefono in mano, in realtà siamo quelli che sviluppano una marea di talenti e vi posso garantire, assicurare che anche questa piccola esperienza qui con la radio, che piano piano diventerà grossa e che coinvolgerà il maggior numero di persone, anche questo appartiene a uno di quei talenti, di quelle cose che avevo fatto negli anni e che pensavo non mi sarebbero mai più servite. Invece, vedete, network marketing è il luogo in cui confluiscono tutti i talenti, tutte le passioni che tu puoi avere. E poi la cosa più bella è che tutto questo lo possiamo fare insieme. Allora, a proposito di insieme, io vedo tranquillamente i commenti su Spreaker ed è da lì che sto ogni tanto citando qualche commento, ma vedo che anche su Facebook, nel gruppo, ci sono i commenti. Vedo Crissia, buongiorno Lara, buongiorno Maria. Comunque, che emozione essere pionieri anche di questo nuovo progetto. Esattamente come ha raccontato Alfredo nel suo messaggio con noi, con l'augurio che veramente sia come Radio Maria, che si sente in galleria. Chissà se un giorno io, leader radio, potrete ascoltarla in rinascente, o magari qualche commessa che ha deciso di pisciare in testa al network marketing, di tornare a fare la commessa, magari lo sentirà in sottofondo mentre lavora e si pentirà di aver detto no, preferisco avere lo stipendio fisso. Buongiorno Natascia da Livorno, da Vasto a Micaela, Ida, buongiorno da Berna. Buongiorno Lisa, Cristina, Elena. Buongiorno, buongiorno. Allora, ci sarà una strana rubrica. Ci sarà una strana rubrica durante queste puntate di U-Leader, perché ogni tanto, ragazzi, ogni tanto suonerà il cellulare e arriveranno dei messaggi. E sono dei messaggi che andremo a commentare insieme. Ecco, per esempio, ne è arrivato uno. Lo vado a leggere un attimo. Ciao Mario, sono Tatiana. Vorrei sapere come chiudere il codice, perché mio cugino a un bar ha detto che mi assume a tempo indeterminato. Aia. Mi assume a tempo indeterminato, Tatiana. Tatiana ha deciso di portare il curriculum al cugino che c'ha un bar e ha detto che lo assume a tempo indeterminato. L'applauso a Tatiana. Brava Tatiana. Con l'augurio e con l'auspicio che un giorno possiamo venire tutti insieme di U-Leader a prenderci un bel caffè e mentre tu ce lo porti magari sul vassoio dicendo scusate se ho detto che i networker sono dei truffatori. Va bene, allora questo è quello che succederà, ogni tanto arriveranno dei messaggi
contenente le obiezioni, quelle che ogni tanto ci fanno le obiezioni che ogni tanto ci fanno i ben pensanti, che ci fanno i parenti, gli amici, quelli che non credono in ciò che facciamo, li leggeremo e insieme andremo a smontarle. Chi è Tatiana? Direbbe Cirilli. Tatiana è una ragazza, come tante ce ne sono, ed è certamente rispettabile la sua decisione, che a un certo punto, dopo aver aperto un codice in un'attività di network marketing, decide di mollare, semplicemente perché dopo 13 ore non ha ottenuto il suo risultato, perché dopo 13 ore nessuno le ha scritto info, semplicemente perché dopo 13 ore il suo conto in banca non era cresciuto. E allora ha deciso di stampare curriculum per un totale di 22 euro, ha deciso di andare a consegnare il suo curriculum su un sacco di posti di lavoro, chiedendo di essere imprigionata, scusate, di essere assunta, disposta a lavorare anche 6-8 ore a fronte di un contratto di 2 ore. Però Tatiana è liberissima di fare quello che ovviamente ritiene opportuno, ma non di dire che il network marketing non funziona, soprattutto dopo averci provato mezz'ora. You leader. Ok, allora sto prendendo confidenza un po' con il software. Vi confesso che la difficoltà maggiore è quella di gestire questa latenza che sento in cuffia, però ce la faremo. Oggi stesso prenderò tutto l'occorrente per evitare che questo succeda. Allora, avete sentito prima il messaggio di Alfredo? Alfredo, Major Italia, ma anche Master della Regione Puglia, sta, perché lo vedo in quanto pugliese, sta facendo già un grande lavoro con il suo direttivo. In questi giorni, ragazzi, vi metteremo in condizione di cominciare a sapere con esattezza chi sono le persone iscritte nella vostra regione, per cominciare a mettere qualcosa sul tavolo, no? Perché lo scopo reale di YouLeader è quello di consentire a ogni community di organizzare degli eventi. Lo scopo è quello di consentirvi di progettare qualcosa per stare insieme, anche per dimostrare alle altre regioni di essere più in gamba, di essere anche più geniali. Però, nel frattempo, vi voglio anche ricordare, essendo questa una radio di servizio, soprattutto per i Prime YouLeader, voglio ricordarvi che il 25 aprile procederemo con le elezioni all'interno di ogni sezione regionale. Ovviamente le elezioni come si svolgono in genere? Ci sono dei candidati, per cui a partire già dalle prossime ore farò avere ai master e ai major di ogni regione una specie di modulo da sottoporre ai propri soci, ai propri prime. Quindi ognuno di voi che volesse candidarsi
per poi magari essere eletto e fare parte del direttivo, perché lo ripeto, il 25 aprile, la mattina del 25 aprile ci sarà una specie di elezione elettronica. Chi volesse candidarsi potrà farlo attraverso il modulo che vi darò, in maniera da essere un po' più sereni, in maniera da poter dare spazio a chi vuole attivamente essere parte di questa cosa, anche perché in questi giorni sono state tantissime le persone che hanno chiesto di essere inserite nei direttivi, di fare qualcosa, hanno chiesto che cosa posso fare. Ecco, avevamo in realtà programmato tutto quanto. Il 25 aprile si rimescolano le carte, si ricreano i direttivi, però ragazzi è ovvio che non sono degli incarichi che stabiliscono la priorità, stabiliscono essere migliori rispetto agli altri. Tutti possono partecipare, semplicemente i componenti del direttivo sono le persone con cui magari YouLeader Italia International si interfaccerà. Buongiorno Rossella, dice, eccomi, finalmente ci sono, buongiorno, è una figata pazzesca. Allora, se state ascoltando la trasmissione dopo aver cliccato su Facebook, vi si sarà aperto Spreaker, questa app che avete scaricato. Da qualche parte c'è la possibilità di mettere mi piace e di inserire tra i preferiti questo canale. Quindi questa trasmissione, per esempio, come tutte quelle che faremo, potrete riascoltarla anche la sera, magari prima di andare a dormire, no? I famosi podcast che tu metti alle orecchie per rilassarti. Addirittura questa app può darti la possibilità di spegnersi automaticamente dopo un minuto, dopo 12, dopo 15 minuti. Puoi scegliere tu assolutamente che cosa fare. Allora, lasciamo correre qualche istante. Vi voglio subito annunciare che alle 9:20 avremo un collegamento telefonico. Non vi svelo chi è l'ospite, non vi dico di cosa parleremo, ma alle 9:20 avremo un bellissimo collegamento telefonico, per cui restate collegati. Facciamo partire un altro bel brano musicale, ci sentiamo fra 3 minuti, proseguiamo, ci avviciniamo al momento delle 9:20. YouLeader Radio, radio ufficiale dei club YouLeader. Ok, molto bene. Allora, facciamo il primo vero esperimento
della serie di You Leader Radio. Il primo vero esperimento è quello che stiamo per fare insieme. Che ne pensate? Vi va di far sentire la vostra voce? Vi va di inviarmi un messaggio vocale su WhatsApp? Il numero, ahimè, ce l'avete. Vi va di inviare un vostro messaggio, un vostro vocale da far ascoltare qui in diretta agli amici di You Leader? La cosa strafiga è che Spreaker ti consente anche di ascoltare i vocali mentre ascolti la radio, ti consente di inviarli, ti consente di avere il telefono tra le mani e continuare a chattare, quindi questa formula in realtà ti consente di avere un'autonomia, una libertà che magari con You Leader in video era un po' più limitata. Però comunque vi dico una cosa, You Leader Video, la trasmissione, lo streaming video di You Leader, non è detto che sia finita lì, soprattutto perché non sono l'unico che può in grado di condurre, di divertirsi con trasmissioni in video, perché ho sempre detto che You Leader sarà questo, sarà proprio un interscambio, uno scambio, per cui preparatevi perché presto qualcuno di voi sarà investito di tenere le sue rubriche You Leader. Allora, vediamo un attimo chi ha... Allora, facciamo questo esperimento insieme, mi sono arrivati alcuni messaggi, facciamo così, vediamo cosa accade. Abbasso la musica, avvio, eccolo qua, il microfono, ascoltiamo il messaggio di Leonardo, chiamato Lorenzo. Ciao Mario, penso che questa cosa sia... Aspettate. Allora ve lo faccio ascoltare un attimo. Vi chiedo soltanto, se mi inviate i messaggi, di presentarvi all'interno del messaggio, di dire chi siete. Allora, ascoltate questo messaggio da parte di Leonardo. Ciao Mario, penso che questa cosa sia veramente top. Buongiorno a tutti. Giusy. Ciao Mario, ci sei mancato, live da Marsala. Che dire Mario, fantastica questa cosa, ancora più bella e ancora più innovativa, e sicuramente un modo per avere sempre il focus sul proprio mindset e sul proprio obiettivo. Grazie, veramente grazie. Ma che figata, come si sente? Si sente bene. Si sente bene. Quindi non esitate a mandare un messaggio, a far sentire la vostra voce. Lo vedete che... che grande differenza c'è rispetto alla trasmissione in video, dove potevate digitare, qui invece si riesce a sentire proprio l'umore. Vorrete sentire in questo momento come si sentono gli italiani in Norvegia? Sentite. Buongiorno Mario, buongiorno a tutti, sono Francesca dalla Norvegia, ti sto ascoltando, ieri mi sei mancato, forza You Leader! Buongiorno Mario, live da Londra, come state? Ma che figata! Sono felicissima per questa cosa, dovevate già vedermi tutti questa mattina che ballavo e cantavo col mestolo in mano in cucina, fantastici, buona giornata! Ancora, ne arrivano tanti. Ora vi faccio...
buongiorno a tutti. Ma è veramente, veramente qualcosa di stratosferico. Tutto questo è veramente geniale. Grazie, grazie Mario. E grazie a tutti quelli che hanno lavorato per questa realizzazione di questo progetto. È veramente meraviglioso. E io non vedevo l'ora e speravo che ci fosse di nuovo qualcosa che ci tenesse compagnia le prime ore del mattino, proprio per farci affrontare al meglio la giornata con quella carica che solo tu e solo You Leader, cioè tutti noi, sappiamo darci tutti assieme. Un grande in bocca al lupo a tutti e un bacione, ciao! Martedì 13 aprile 2021. Questa è You Leader Radio, la radio ufficiale dei club You Leader. Ci siamo tornati, ogni tanto ci diciamo la data giusto per ricordarlo. Martedì 13 aprile, chissà se resterà nella storia anche questo, esattamente come lo è rimasto il 10 aprile 2021, che credo non dimenticheremo mai, mai. Allora, vediamo un attimo cosa sta per accadere. Guardate l'orario, sono le 9:19, come sempre precisi sulle tabelle di marcia. Lo sapete che a You Leader, quando ci sono gli eventi multimediali, ci piace provare a rispettare gli orari. Ragazzi, sto per introdurvi una persona che si intratterrà qualche minuto con me, e lo faremo perché vi presenteremo un qualcosa di fantastico che accadrà non una, non due, non 10, ma 650 volte nel corso di queste trasmissioni. Ragazzi, abbiamo in diretta al telefono con noi Nicoletta Tarquini. Nicoletta, buongiorno! Buongiorno a tutti, ma è questa la community delle menti più libere del network? È questa sì o no? Ti aspetti di vedere delle mani alzate? Sappi che le sento. Le senti. La cosa meravigliosa è che qui finalmente anche io potrò essere brutto la mattina durante questa trasmissione, mentre prima dovevo truccarmi, sistemarmi e pettinarmi. Adesso posso essere impigiamato esattamente come voi. Nicoletta, buongiorno a te. Come buongiorno va? A tutti, buongiorno, buongiorno. È un grande onore, un grande piacere essere con voi al telefono ad ascoltarti senza vederti. Senti, ma il caffè questa mattina si è ghiacciato? Allora, che tu ci creda o no, io ho un fondo di caffè nella tazzina ghiacciato puntualmente. L'avevo preparato, ma solo così. Quindi è proprio la prerogativa di You Leader di avere questo tuo caffè ghiacciato. Non possiamo farne a meno. Buongiorno, buongiorno. Allora,
dalla mente geniale di un progetto altrettanto geniale che è partito da Mario, ma che sembra strano sentirselo dire, ma che abbiamo costruito tutti insieme, nasce in realtà Liberamenti. Ecco perché io ho chiesto se questo fosse un manipolo di gente libera, perché io penso che tante volte crediamo che ciò che è scritto non è scritto per noi, tante volte non ci immedesimiamo in quello che leggiamo, magari un commento, una frase, un capitolo di un libro, un passo, una poesia, una preghiera, qualsiasi cosa sia, crediamo che non fosse scritto per noi. Invece esattamente tutto quello che faremo è cercare di captare quelle cose che sono assolutamente scritte per noi. Andremo a leggere insieme una volta a settimana, la mattina, alcuni passi importanti che rappresentano quella che è la nostra mente libera. Quindi ecco perché questa rubrica si chiamerà Liberamenti e la sviscereremo insieme, quindi come sempre qui non si fa nulla da solo, lo faremo insieme. È un progetto che mi auguro piaccia a tutti, è un progetto che ci farà compagnia. Mario ha sbagliato perché ha detto 650 puntate, ma in realtà saranno 13.334 puntate, come povero me. Senti, diciamola tutta, in realtà il titolo originario era Liberamente, che era quello che avevi tu predisposto e preparato. Poi come mai è diventato Liberamenti? Perché Mario, in realtà quello che io ho imparato con il network, al di là di tutto, al di là di aver cambiato vita, concezione, però a me è cambiata veramente la mente. Io ho veramente una mente così tanto libera che quando tu dici andiamo tutti a Dubai con la nostra mente, io sono sicura che lì in mezzo ci siamo tutti a Dubai, e questo solo menti libere riescono a farlo. Quindi non potevamo non onorare le nostre menti libere, il fatto che siamo diventati così tanto liberi di poter viaggiare, di poter pensare che con il network noi diventeremo veramente delle persone libere e siamo sulla strada giusta. Per cui è giusto anche dar valore non solo al nostro operato, ma soprattutto alla nostra mente, che ci permette ogni giorno di raggiungere dei risultati straordinari. Li stiamo raggiungendo grazie al fatto che ci siamo liberati la mente, e quindi facendolo tutto insieme è diventato Liberamenti. E poi mi piace anche pensare che sia un gioco di rime, perché se dovesse essere quello l'orario, alle 9.20, Liberamenti. Abbiamo deciso che è quello, esatto, alle 9.20, Liberamenti, esatto. Benissimo. Esatto. Quindi, assolutamente quello. Quindi materialmente che cosa accadrà? Tu ci proporrai settimanalmente un passo di un libro, una riflessione, sì. Come si svolgerà tecnicamente? Esattamente. Settimanalmente io sceglierò anche in base all'andamento della settimana, anche in base... io comunque mi confronto con tantissimi di voi, quindi nei gruppi, nelle Zoom, quindi anche in base a come è andato l'andamento della settimana sceglierò un passo di un libro da leggere insieme e da sviscerare insieme, quindi da cercare quella monetina che serve a tutti quanti noi per iniziare bene una giornata. Ma ragazzi, cioè, mi conoscete tutti, non sono una persona seria, quindi non vi aspettate nulla di solenne, perché niente, cioè, non dico che è impossibile che io possa scegliere anche un capitolo di Topolino. Non scherzavo ieri quando ti dicevo di Topolino. Topolino, ragazzi, è tanta roba, c'è tanto mindset di Topolino. Guarda che Topolino rappresenta un po' i fondamenti del mio amore per la lingua italiana, no? Io ho scoperto all'età, anzi faccio una citazione familiare, mia sorella è arrivata ad una certa età in cui un giorno la sentì dire: mamma, mi passi il cortello? E anche io nel corso degli anni mi sono ritrovato a pronunciare delle parole così come non sono. Poi cosa ho scoperto? Che leggendo Topolino, in realtà, io avevo perfezionato il mio vocabolario. Quindi chi dice, ad esempio, purtroppo con la L, è perché non ha letto Topolino. Esatto.
Esatto, non puoi dire purtroppo, se hai letto Topolino sai esattamente che è purtroppo. Esatto. Esatto, perché ti aiuta. Va bene, allora grazie a Nicoletta Tarquini, grazie a te per quello grazie che farai. A voi. Ovviamente ci sentiremo nei prossimi giorni perché l'appuntamento lo dovremo rilanciare, quindi anche domani se vuoi ne riparliamo in diretta perché tu sai che la viralità si ottiene con l'ossessività, si ottiene con la ripetizione, quindi se ci sei io ripeterei questo concetto anche domani e annunciamo questa rubrica. Assolutamente sì, tanto posso essere completamente scandalosa e voi non lo sapete, quindi mi sembra un'ottima idea. Va benissimo, grazie a te, buona giornata. Grazie, grazie Nicoletta. Un bacione a tutti. Grazie, ciao, ciao, un bacio. I'm getting chills when they tell me you're not yourself. Trying to move, but it's hard, I'm out of breath. Oh, 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 oh. Nothing belongs to you in life. Oh, the picture of you cuts like a knife. Whatever they call us, whatever they'll do, they're running in circles, circle of fools. Whatever we will means got nothing to prove. But in the dark it's starting to. Whatever they call us, whatever they'll do, we're running together, I'll be here for you. Whatever we will miss, we'll find something new. Mario, sono Elena Giordani, ciao a tutti. Sono così emozionata di questo nuovo progetto che ho anche rovesciato il caffè della mattina. Buongiorno a tutti. Ciao Mario, siamo Lisa e Rossella. Felici, felicissime di essere qui e di seguirti in questa nuova iniziativa. Buongiorno a tutti! Un bacio! Di tutto il mondo. Ciao Mario, ciao leader. Allora siamo Crizia e Antonietta live da Aviano e da Fiume Freddo Gruzio, Calabria. E siamo in un open space, stiamo lavorando insieme ad altre persone del team e ascoltando questa fantastica radio. È bellissimo sentirvi! Ciao! Ciao! I found myself in New York City. I found myself in front of you, but I couldn't find the words to say to you, no more than the ones you knew. We wandered to look me
buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Anna da Mesagne in live. Che emozione grande! Mamma, che figata! Mi sta emozionando tantissimo oggi. Vi auguro una buona giornata. Bellissimo, bello, bello, mi piace moltissimo. A parte l'ho detto, l'ho confessato a qualcuno privatamente, mi sto destreggiando fra un milione di mini problemi tecnici, che poi problemi non sono, ma si tratta semplicemente di voler perfezionare quello che facciamo. Allora, come sta andando questa esperienza? Sembra che stia andando bene, almeno a giudicare dei vostri messaggi, ma sono certo che sarà sempre migliore, sarà sempre più inclusiva e più coinvolgente. Vi rendete conto che gran figata? Chi non potrà magari seguire in tempo reale questa radio la mattina, che gran figata poterlo rifare durante la giornata, tenendo magari il cellulare in tasca, tu fai partire l'app, fai partire questa particolare puntata e te l'ascolti. Oppure quando la sera metterai la testa sul cuscino puoi tranquillamente riascoltare tutto, sentirti ancora parte di un qualcosa, che è la cosa che adoriamo fare, perché il senso di You Leader è quello di mettere insieme, di interfacciare e mettere veramente in rete le anime dei networkers. Come sapete, in You Leader non ci occupiamo di formazione tecnica in senso stretto, non ci occupiamo di particolari aziende, non parliamo della nostra azienda, anche se attualmente per i primi mesi tutti i prime You Leader saranno provenienti e collaboranti con Arix, ma col tempo non sarà così. È un esperimento sociale per tenere i networkers tutti insieme, perché veramente stando insieme, anche superando quelle che sono le stupide divisioni di team, quelle che sono le stupide contrapposizioni fra persone che sul posto di lavoro normale potrebbero starci, ma che invece nel mondo del network marketing non fanno altro che offrire il fianco ai detrattori del network marketing. Ricordate, un networker che parla male di un altro networker non fa altro che infangare questa professione. Sappiate che una persona polemica che magari attacca un'altra azienda o un altro networker non fa altro che fare male a questa professione, a questa industria. Io mi farei da solo un applauso. Dobbiamo fare veramente attenzione a mantenere una delle caratteristiche principali di questa professione, che è quella di restare sempre corretti, quella di accettare e cogliere le differenze. Vi ricorderete un sacco di volte durante le puntate di You Leader, io ho raccontato il mio concetto di intelligenza. L'intelligenza non è quella didattica, quella scolastica, quella che hanno coloro che sanno che differenza c'è tra Garibaldi e il principe Filippo, ad esempio, che non c'è più, non ci sono più entrambi. L'intelligenza non è solo quella di coloro che conoscono ad esempio le caratteristiche delle religioni, e vogliamo essere vicini in questo periodo agli amici della comunità araba, alle tante networkers arabe in periodo di Ramadan. Quindi ragazze, vi pensiamo, siamo con voi anche in questo periodo. L'intelligenza non è questa scolastica, l'intelligenza è saper cogliere le differenze, ed è importantissimo cogliere la differenza fra un networkers felice di esserlo e un networker che prova a fare il networker. Se tu attacchi un altro networker, se tu attacchi un'altra azienda, non sei un networker, stai giocando a fare il networker, e non puoi replicare le stesse dinamiche che ci sono negli ambienti di lavoro tradizionali. Ci lasciamo con un po' di musica, tra un attimo un'altra telefonata in diretta con un'altra persona importante di You Leader. Yesterday, your smile, your style, so fly. My oh my, as time stood still, I got the urge to steal a kiss, and so I did. Now I'm embarrassed, but just a
little bit. Oh, there must be gold on those lips and honey on those fingertips. Can you imagine us two out in the woods in a big old cow? Siamo tornati. Dunque, abbiamo già in linea, vi faccio ascoltare subito la viva voce della master e della major della regione Toscana. Ciao a Daniela Del Tongo e a Barbara Anderlini. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Gruppo Ulida, che emozione. Ma che strana sensazione quella di dare una voce alle persone che abbiamo visto spessissimo tra i commenti. Io conosco alla perfezione le vostre voci, vi conosco, ma molti dei colleghi conoscono il vostro nome e non la vostra voce. Presentatevi rapidamente. Chi sei tu, Daniela? Chi sei tu, Barbara? Allora, io sono Daniela Del Tongo e sono la master della Toscana e sono molto onorata di essere stata scelta per questo ruolo, per tutta la comunità di YouLeader, che vi faccio un grosso in bocca al lupo. Barbara. Buongiorno. Buongiorno Barbara. Io sono Barbara Anderlini e sono la major della regione Toscana e sono onoratissima di farne parte. È veramente una cosa fantastica. Ragazzi, sembrano dichiarazioni formali come quando si prendono gli incarichi di governo, effettivamente è così. Daniela e Barbara, vi chiedo, ma voi vi ricandiderete? Cioè il 25 aprile ci saranno i vostri nomi nell'urna? Ma certo che sì, sì. E chi vi molla? Senti, avete in cantiere o nella testa qualche idea, qualche progetto? Stiamo mettendo una marea di progetti anche con le altre ragazze e penso che ci divertiremo molto e vi faremo divertire più che altro. Allora, io approfitto col dire questo. Avrete capito che i gruppi Facebook di YouLeader in realtà sono privati, visibili. Non è possibile dunque per gli esterni non iscritti a YouLeader entrare nei gruppi, ma è possibile per tutti i networker far parte di qualunque gruppo loro vogliano. Chiedo dunque alla dottoressa Del Tongo, ma quindi queste iniziative che preparerete le farete di nascosto? Perché avrete delle spie nel gruppo, lo sai? Ma noi siamo più bravi, facciamo parte della scia tutti. Chissà che cosa ci spetterà. Allora, che te ne sembra, Barbara? Che te ne sembra di questa esperienza radiofonica? Stiamo insieme superando i primi imbarazzi, le prime difficoltà, però a caldo, dacci una tua impressione. Beh, meraviglioso, devo dire, è una cosa bella, anzi bellissima. Non me lo sarei mai aspettato. Che cosa si prova a sentire tutto questo standosene a casa? Cioè, mi piacerebbe. È una forte emozione. Beh, dar voce anche a chi non ha mai provato niente di simile. Ecco. Quindi è un'emozione grandissima, veramente.
Vero, anche quella di risentire la propria voce in radio sarà un'esperienza notevole, perché poi riandrete a riscoltarvi la puntata, andrete avanti a quel minutaggio in cui c'eravate voi, vi ascolterete e resterà nella vostra memoria. È bello anche questo. E poi diremo, eravamo lì. Io c'ero. Io c'ero. È vero. Bello. Grazie Mario, siete veramente due geni. A te, Alessia, e chi vi aiuta in tutto questo. Tutti. E io vi faccio un grosso in bocca al lupo, veramente. Lo siamo tutti, tu e Barbara, facenti parte del direttivo della Toscana, sapete benissimo quanto lavoro c'è dietro, quanto ne facciamo ogni giorno, tutti insieme, quindi anche voi che avete questo ruolo che non vi arricchirà di certo dal punto di vista finanziario, ma che vi arricchirà dal punto di vista proprio della voglia di condivisione, per cui stiamo lavorando insieme tutti i giorni. Grazie di cuore a Daniele e a Barbara. Grazie a voi tutti. Buon lavoro, mi aspetto grandi cose e soprattutto mi aspetto lo striscione di You Leader Club durante il prossimo Palio di Siena. Certo, bello, sì. lo faremo. Grazie, buona giornata. Ciao. Ciao Mario. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Close your eyes, feel your head. Rest your body on the bed. Dream of roads that lie ahead. Dream of words unsaid. I will keep you safe at night. I'll turn every wrong to right. And I will stay from dark to light. Buongiorno, cioè io sono nata dentro una radio e ritorno nella radio con un sogno del networker, ma anche con un sogno di avere una radio tutta a casa mia. E tu già l'hai realizzato. Grande, grazie e buongiorno a tutti. Buongiorno da Mesagne, sono Wanda e vi saluto da parte mia ma anche da parte di tutto il mio team. Siamo strafelici che continueremo la nostra routine a poterci sentire, a poter comunicare tra noi e a poter condividere soprattutto le emozioni di questo bellissimo lavoro e questa unione che trasferite e che grazie a questo grande esempio riuscite a trasmettere. Un abbraccio e buona giornata e sempre up, up, up. You Leader Radio, radio ufficiale dei club You Leader. Buongiorno, che emozione questa mattina, sono Patrizia Summa, seguo You Leader da tanto tempo, il pensiero di non sentirlo, di non sentire Mario la mattina veramente mi aveva dato un colpo. Grazie Mario, grazie, ma questa è un'idea spettacolare, spettacolare. Va bene, sono contento, contentissimo. Allora, adesso facciamo un esperimento sociale, lo facciamo insieme. Dobbiamo chiamare una persona che non è in Italia, è in Europa, e non faccio la chiamata prima per poi farvela ascoltare in diretta. Compongo il numero telefonico proprio in tempo reale. Mi auguro di... Vediamo. Di suspense, sto chiamando Monica Rizzo, che è la master della
Germania. La chiamo senza preavviso. Vediamo cosa accade. Buongiorno Mario. Monica, buongiorno a te dalla Germania. Buongiorno you leader. Buongiorno a te. Un saluto speciale dalla Germania. Dove ti trovi esattamente? Amburgo. Amburgo. Quindi nord, quasi in Danimarca. Perfetto, ma tu ti trovi lì perché? Raccontaci un po', raccontaci qualcosa. Sì, noi ci siamo trasferiti per lavoro, per un'offerta di lavoro che ha ricevuto mio marito ben 9 anni fa. E quindi abbiamo accettato, siamo qua, siamo bene, siamo contenti. Bene. E poi io ho iniziato appunto questa nuova vita, perché io la chiamo la mia nuova vita, con voi. Benissimo, allora è rimasto nella memoria di tutti il tuo messaggio di insediamento della Germania, no? Quando abbiamo fatto la mini maratona sabato scorso, hai letto, sì, un messaggio di intenti. Tra un po' il direttivo della tua nazione si popolerà, hai qualche idea già da sviluppare? Sì, abbiamo molti progetti di cui uno sta già prendendo forma, ma non posso svelare nulla, sarà, sì, una sorpresa. E sì, siamo molto contente, stiamo lavorando ogni giorno per sviluppare questa idea. E bene. Grazie a te, perché è un progetto fantastico. Questo della radio poi... Cioè, hai superato tutto. Io che amo la radio, ecco, mi accompagnerai durante le mie mattinate, durante tutta la mia giornata, perché è semplice, facile, fantastico. E ne sarai protagonista, così come protagonisti ne saranno tante persone, per cui preparati, perché ci sarà modo di sentire la voce al di là della nostra nazione molto spesso, per cui grazie a te, preparati, perché hai anche una bella voce radiofonica, un bel ritmo e soprattutto una buona intenzione. Ti faccio l'ultimissima domanda, proprio l'ultima. Tu e il network, è stato amore a prima vista oppure sei stata, appartiene alla categoria di quelle che hanno titubato all'inizio? No, è stato amore a prima vista. Io non sapevo niente del network, io non ero social. Quando ho chiesto informazioni, come si fa? Devi fare così, così, così. Ok, faccio, e ci ho creduto, sono partita come un treno. Un treno in corsa e non mollo. Infatti vi lascio con una frase che mi rispecchia molto: believe in yourself, believe in your team and do it. Grazie, let's do it. Buona giornata Monica, yes. Un saluto alla ciao, Germania. Ciao ragazzi, forza you leader, ciao Mario. I'm getting chills when they tell me you're not yourself. Trying to move, but it's hard, I'm out of breath. Oh, 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 oh. Nothing belongs to you in life. Oh, the picture of you cuts like a knife. Whatever they call us, whatever they'll do, they're running in circles, circle of fools. Ciao ragazzi, ciao Mario, buongiorno, buongiorno a questo team di You Leader fantastico, che ha riunito i vari team più o meno piccoli. E che dire, sono contentissima di far parte di questa famiglia scelta ormai da qualche mese. Ringrazio appunto mia sorella Giorgia, che ha già fatto i ringraziamenti e dato il buongiorno prima, per avermi fatto conoscere appunto Alex, e spero di trasmettere la stessa cosa a persone future. E niente, era un po' impossibile non sentire un po' appunto la tua voce la mattina, che purtroppo non ho potuto seguire tutte le mattine, ma che ha tenuto compagnia, ha insegnato, ha aperto diversi pensieri. E quindi
ora si procede con questo bellissimo progetto che sono sicura che farà nascere altri progetti. Buon lavoro a tutti ragazzi, buon lavoro al team di cui faccio parte e poi a questo grandissimo team di YouLeader. Buongiorno a tutti, sono Rossella, ma che bello stare dove vuoi, con chi vuoi e sentire YouLeader. Bene, bene, bene. Abbiamo anche gli applausi virtuali, esattamente come ce l'aveva Amadeus a Sanremo. Allora, ci stiamo avvicinando alla chiusura di questa prima puntata di YouLeader Radio. Lo so che le radio in realtà non hanno un limite di tempo e sono quasi vita natural durante. Arriveremo anche a fare questo, ma iniziamo un passettino alla volta, come tutte le cose che si fanno, si costruiscono sperimentando e soprattutto senza pensarci troppo. Iniziare a fare e poi si aggiusta cammin facendo, esattamente come il perché che ognuno di noi dovrebbe aver avuto quando ha iniziato a fare questa attività. Ricordate sempre che si inizia per una ragione e poi il tuo perché è destinato a cambiare, è destinato ad ingrandirsi, è destinato a diventare sempre più prioritario rispetto alla tua vita. Quindi io vi auguro a tutti di sentirvi esattamente come mi sento io, come si sentono tutti gli amici che fanno network in maniera professionale, che vivono di questo e che sono consapevoli di essere sulla strada per essere quel famoso 2% che ce la fa. Soltanto il 2% riesce a vivere di network marketing, riesce a trasformare quell'extra in un totalizzante talmente grande da poter dire un giorno sono libero per poter essere dove voglio, quando voglio e con chi voglio. Chiudiamo questa puntata con un altro esperimento sociale. Ora chiamerò in diretta, senza alcun preavviso, anche se comunque eravamo rimasti d'accordo che ci saremmo sentiti, ma senza filtrare la telefonata, chiamo subito un componente del Consiglio dei Saggi, perché voi dovete sapere che YouLeader ha il Consiglio Senior, componenti che si chiamano Genesa, che hanno l'incarico di vigilare sulle nostre iniziative. Vediamo un po' al telefono se ci risponde. Pronto? Crizia! YouLeader, buongiorno! Crizia Cangemi, buongiorno a te. Pronto YouLeader? Sì, mi piace! Hai lanciato il nuovo mantra. Ogni volta che squillerà il telefono dovrete dire pronto YouLeader, a costo di rispondere anche alla nonna così. Buongiorno Monica, come va? Da Monica, Crizia, come va? Tutto bene, guarda Mario, è una cosa fantastica ascoltare dalla radio tutto questo. Siamo oltretutto in open space con parte del team che come sai noi ci troviamo ogni mattina per lavorare e condividere insieme questa fantastica professione. Sì. Ti saluta tutto il team, stanno tutti facendo ciao con la manina. Ciao ragazzi, buon lavoro. E devo dirti che ascoltarvi tutti quanti è bellissimo. Penso che questo progetto sia molto più che innovativo, anche se Alfredo ha detto il metodo forse più vecchio, no? Sì. Anziano, ma in realtà è molto molto innovativo, fatto in questa maniera, tocca tutti
tutti, fa sentire tutti i protagonisti. Mi sembra un po' di essere alla radio, che sia la radio di tutti, no? Sì. Questa cosa è veramente fantastica. Stamattina mi è fatto venire in mente che quando avevo circa 10 anni, io ascolto da sempre RTL. Sì. E all'incirca verso i 10 anni ho partecipato a uno di quei quiz che fanno alla radio per vincere qualcosa, e con i miei cugini mi hanno fatto il numero: dai dai, dilla tu la risposta a quel quiz. Io ero talmente emozionata che quando sono andata online on air, come si dice, sì, no? Sì. Mi hanno chiesto il nome, ciao, come ti chiami e da dove chiami? Sì. Io ho detto subito la risposta, non ho proprio calcolato. E ho vinto il cappellino, però, e ci devo avere ancora da qualche parte, però è stata un'emozione grandissima. E cioè, oggi mi sento, nonostante il mio nome me lo ricordi, sì. e non ho risposte, diciamo, da darti, però sono emozionata tanto quanto quella volta, perché veramente mi sento parte di un progetto non solo tuo, non solo mio, ma grandissimo, di tutti. Un abbraccio virtuale che arriva attraverso le note di una musica, attraverso le parole, attraverso i messaggi di tutti quelli che partecipano. Veramente bellissimo, complimenti e tanti tanti in bocca al lupo per tutto e per tutti. Crizia, mi hai fatto riflettere moltissimo con questo tuo intervento, con queste tue parole, e ti rendi conto quello che riusciamo a fare quotidianamente, noi che abbiamo magari messo i piedi saldamente in questa professione? Ci stiamo rendendo conto di riuscire a far allargare le ambizioni e le vision delle persone? Perché quello che, sì, che stiamo percependo è che gli amici networker stanno comprendendo che dietro una singola quotidianità possono esserci progetti grandi, dietro un piccolo sì che ricevi possono esserci milioni di sì. Quindi questo è merito di tutti noi, anche merito di noi che abbiamo qualche annetto in più, che stiamo insegnando le persone a sognare in grande. Esatto, sì sì. Ecco, questo diventa anche proprio lo spazio per dare voce a tutti quelli che pensano di non averne, e quindi anche vision, perché come dici sempre tu, chiunque può motivare e ispirare altre persone. Ecco, questo è il luogo e secondo me anche il metodo più giusto per poterlo fare. Esatto, verissimo. Allora Crizia, ci risentiremo nei prossimi giorni, anche perché tu hai insieme ad un altro manipolo di eroi, domani sentiremo peraltro altri componenti del consiglio senior, sì, hai un ruolo molto importante all'interno di You Leader Club, ma ce l'hai soprattutto per il tuo grande team, per cui buon lavoro a te, buon lavoro, grazie, all'Open Space. Grazie infinito. Grazie, grazie a tutti, buon lavoro, buona giornata, buona radio, buon ascolto. Ciao, grazie, grazie Crizia. Mario. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora, siamo in chiusura. Un'oretta e un quarto, mi piacerebbe sapere se è volato questo tempo, come avete percepito finora questo esperimento multimediale. Mi sembra che sia stato apprezzato. Domani saremo organizzati tecnicamente ancora meglio, potrete chiaramente riascoltare questa puntata, perché rimarrà archiviata, conservata nella pagina di Spreaker dedicata a You Leader Radio. Sarà il vostro podcast quotidiano col quale potrete anche addormentarvi la sera, ma non escludo che potranno esserci prestissimo delle rubriche serali, delle trasmissioni serali, non necessariamente condotte dal sottoscritto. Anzi, siamo tanti ad avere una bella voce, una bella intenzione e tante idee vincenti. Quindi non esitate a farvi avanti, sia per essere protagonisti attivi delle iniziative di You Leader Club, ma anche per questa You Leader Radio, che segnerà sicuramente la storia di You Leader. You Leader Radio, radio ufficiale dei club You Leader.
Perfetto, chiudiamo qui. Grazie a tutti, grazie per essere stati questa mattina a sperimentare con noi. Grazie per i vostri messaggi, per i vostri vocali, per aver fatto sentire chiunque parte di un qualcosa, perché ricordate che l'appartenenza genera impegno, l'appartenenza genera ingegno, non dimentichiamolo mai. Grazie a tutti, appuntamento domani mattina alle 8:45. U Leader Radio, radio ufficiale dei club U Leader.